Vi ricordo a mezzanotte e 30 per Video Sapere, Filosofia e Attualità. All'una consueto appuntamento con Sottovoce. Ed ora da San Mango d'Aquino, Catanzaro, trasmettiamo la telecronaca diretta dell'incontro di pugilato Usini-Simic, valido per il campionato internazionale dei pesi leggeri, versione WBC. Telecronaca affidata a Mario Mattioli, la regia di Egidio Luna. Felice notte. Signore e signori, amici sportivi, buonasera. È Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Sono immagini che, coordinate dal regista Egidio Luna, vi giungono da San Mango d'Aquino, in provincia di Catanzaro. Intanto sentiamo l'inno belga in onore dell'arbitro dell'incontro. Campionato internazionale WBC dei pesi leggeri con il nostro Silvano Usini, 24enne di Crema, che tenterà di strappare il cosiddetto mondialino al serbo Ljubiša Simić, 32 anni, campione dallo scorso aprile, quando batté l'argentino Sicurella. Silvano Usini, peso piuma fino a ieri, tenta l'avventura nei pesi leggeri per provare nuove strade in una categoria superiore che, tra l'altro, gli permetterà di non incrociare Stefano Zoff, suo grande amico. E questo è l'inno nazionale serbo. Simic praticamente tenta di riportare la Serbia in un contesto democratico, in un contesto europeo che le dia dignità al suo popolo. Ed eccoci all'inno nazionale italiano per Silvano Usini. Un ritmo un po' sincopato per il nostro inno. E andiamo avanti. La serata è organizzata da Elio Cotena con la collaborazione della regione Calabria, sollecitata come di consueto da Leopoldo Chiefallo. Ed il ring è collocato nella piazza principale di questa gradevole località dell'entroterra calabro, un anfiteatro naturale di notevole bellezza. E la pioggia ha messo in forse la serata con un violento acquazzone che ha reso ben fresca l'aria. Simic ha un record da professionista ancora più scarno di Usini, ma ha alle spalle una carriera dilettantistica di assoluto rilievo, con un titolo europeo conquistato proprio 10 anni fa a Budapest. Il serbo è stato per anni uno dei punti di forza dello squadrone jugoslavo. Silvano Usini, Colonia Agostino, è nato a Crema il 4 febbraio del 71, il suo record 9 vittorie, di cui 5 prima del limite e una sconfitta. Al peso 59,6 kg, ricordiamo che il limite dei pesi leggeri è 61,237 grammi. Ljubiša Simić è nato a Smederevo il 27 febbraio del 63, il suo record 7 vittorie e una sconfitta anche per lui, al peso 60,8 kg. L'abito dell'incontro è il signor Bob Logist, belga, giudici Sergio Silvi, italiano bolognese, e il serbo Predrag Aleksic, medico del campionato, il dottor Cupelli di Cosenza, supervisore WBC, il signor Mauro Betti. È tutto pronto, Silvano Usini in pantaloncini completamente neri, mentre Simic lo vedremo in pantaloncini bianchi.
Incontro sulla distanza delle 12 riprese, come di consueto. Campionato intercontinentale WBC tra il detentore, il serbo Ljubiša Simić, e il nostro Silvano Usini. 32 anni Simić, 8 incontri da professionista, ma una grandissima esperienza dilettantistica. Silvano Usini è al suo 11° incontro da professionista. Pericolosissimo Simić. Mancino, Usini, vedete, combatte mandando avanti il destro, protendendo il destro. Vedete l'atteggiamento disinvolto di Simić. Ancora il lavoro di Usini, non è un lavoro pesante, ma gli consente di tenere a distanza l'avversario. Un avversario pericoloso, come detto. Anche Usini è in possesso di un buon pugno, comunque, per cui potrebbe anche essere un incontro breve, data proprio la reciproca caratteristica dei due pugili. Molto aperto, vedete, Simić, il sinistro, invece di usare come jab, lungo il corpo praticamente, poi l'ho portato improvvisamente al volto di Usini, che si è rifatto. Sentite i suggerimenti di Rocco Agostino. All'angolo c'è anche Bruno Orcari. Destro di Simić, non pesante, ma un destro largo. Molto attento Usini. Lo abbiamo visto proprio poche settimane fa a Sanremo, era il 19 luglio, lo abbiamo visto vincere per KO alla seconda ripresa sul francese Mulon. Voilà, attenzione, il destro. E Simić, vedete, addirittura combatte aperto con il destro che lancia con velocità straordinaria. Ancora il destro di Simić, un colpo velocissimo, vedete, che il pugile serbo porta con molta velocità e molta spontaneità, potremmo dire. Molta naturalezza in questo colpo del serbo. E termina la prima ripresa, una prima ripresa su un piano di assoluto equilibrio tra i due pugili. Silvano Usini è stato molto attento a tenere a distanza Ljubiša Simić. Eccolo l'angolo di Silvano Usini. Vediamo Bruno Orcari. Potremmo anche sentire quello che si dicono all'angolo. E siamo alla seconda ripresa. Un incontro fino a questo momento, come detto, su un piano di assoluto equilibrio tra due pugili che hanno una caratteristica in comune, quella della violenza nel colpo, nel pugno. Ancora il destro di Simić, ancora? Ma è straordinario il serbo, combatte in pratica senza guardia, con questo destro che arriva preciso al volto di Usini. Attenzione, l'ha sentito Usini questo colpo. Pericoloso il pugile serbo, lo ha dimostrato in questo frangente, e Usini ha sentito nettamente il secondo destro che è giunto netto, pulito, al volto del pugile di crema.
Ha provato anche un cortomontante, Simiz, che ha un equilibrio nervoso e psicologico nettamente superiore a quello del nostro pugile, che appare un po' frastornato, forse proprio dalla sicurezza non comune di Simiz. Tenta Usini un certo lavoro, avendo messo l'avversario all'angolo, non riesce, però un colpo forse basso di Usini, lega a Simiz. Ecco, vedete come combatte Simiz, è praticamente aperto e lancia questo destro di una velocità talmente alta che Usini fino a questo momento non è riuscito non solo a schivarlo ma neanche a intercettarlo, neanche a intuirlo. Ecco ancora il destro. Viene richiamato Simiz dall'arbitro Logist, arbitro belga. Tenta un lavoro Usini all'angolo del pugile avversario, il pugile serbo. Momento con un po' di confusione sul ring, Usini ha sentito qualche colpo e tenta in tutti i modi di arginare la potenza di Simiz, di impedirgli di scagliare quel suo destro che evidentemente gli ha fatto male. Ancora il destro, non potente ma preciso da parte di Simiz, che non ha una grossissima tecnica ma è molto veloce, poi scivola, il piede va addirittura fuori dalle corde. Sentirete sicuramente i suggerimenti a voce alta che arrivano dall'angolo di Usini, da parte del maestro, di Rocco Agostino, di Bruno Arcari. E termina la seconda ripresa, una seconda ripresa per Simiz. È proprio in virtù di quei colpi che è riuscito a portare, quel destro che soprattutto nella prima parte di questa seconda ripresa è arrivato pulito al volto di Usini. Ha un leggerissimo taglio al sopracciglio destro, Simiz, ma una cosa da niente in pratica, i suoi secondi lo mettono a posto. Ora c'è una fase del regista che il regista Luna si ripropone, vediamo se potremo vedere, eccolo qua, un destro ed è secondo, no, non è questa non è questo il momento del destro di Simiz più pesante rispetto agli altri, ma era comunque uno di quei destri che hanno creato non poche difficoltà a Silvano Usini. E siamo alla terza ripresa. Leggero vantaggio per Simiz, un vantaggio incamerato nel corso della seconda ripresa, una ripresa vinta dal campione in carica, campione intercontinentale o internazionale WBC. Ancora Usini tenta di stringere all'angolo l'avversario ma non ottiene, almeno in questa occasione, risultati apprezzabili. È molto attento Simiz a legare, a sfuggire ai tentativi dell'avversario. Ancora un destro, questa volta largo, che Usini riesce a parare. Finte di Simiz che non scompongono più di tanto Usini. E continua con questo suo atteggiamento disinvolto il pugile serbo. Avanza in continuazione Usini. Molto mobile Simiz. Veloce con l'1-2 lì. 1-2 di Simiz poi, che ha un po' rallentato l'azione a partire dalla seconda metà della seconda ripresa,
è poi scorretto, il pugile Servo. Servo tiene la testa all'avversario prima di colpirla. Montante corto di Simic a segno, pericolosissimo. E ha una facilità di entrare nella guardia di Usini straordinaria il campione. Ora va vuoto con il destro. 1-2 di Usini. Bella la combinazione del pugile italiano. È chiaro che Usini deve dare fondo a tutte le sue capacità. Buono il suo sinistro a segno. Ha avuto un atteggiamento un po' da guascone Simic, ma male gliele incorse. Continua a tenere bassa la guardia Simic. Vediamo se Usini riuscirà a inserire qualche colpo di una certa pericolosità e pesantezza nella guardia larga del suo avversario. Che è probabile da parte di Simic anche un invito a Usini a venire avanti. Vedete il destro saettante di Simic, che fortunatamente per Silvano Usini non sempre è precisissimo come all'inizio del combattimento e in particolare nella prima metà della seconda ripresa. Ed è una ripresa questa con una leggera preferenza per il nostro Silvano Usini, che non è incappato nella rete tesagli dall'avversario, da Ljubiša Simic. Con quella sua guardia bassa ha tentato Simic di far venire costantemente avanti il proprio avversario, sperando di trovarne la guardia aperta. Ma Usini è sempre venuto avanti, vedete un tentativo di Usini, è sempre venuto avanti con estrema accortezza, senza scoprirsi di un millimetro, di un centimetro, per cui ha trovato qualche difficoltà in più Simic nel colpire il pugile italiano, difficoltà che di contro non aveva trovato nel corso, soprattutto nel corso della seconda ripresa, prima parte in particolare della seconda ripresa. Vedete uno scorcio del pubblico presente in questo anfiteatro naturale e siamo alla quarta ripresa. Titolo internazionale WBC tra il detentore, il serbo Ljubiša Simic, lo vediamo in pantaloncini bianchi, e lo sfidante, il nostro Silvano Usini, 24 anni di crema. Usini ovviamente in pantaloncini neri con una vistosa fascia oro alla vita. A vuoto ambedue i pugili, molto attento ad arretrare Simic mandando a vuoto il pugile italiano. Lega Simic prontamente. Sentite la voce di Rocco Agostino richiamare l'arbitro a una maggiore attenzione. In effetti Simic tiene con il sinistro spesso il volto di Usini, la testa di Usini, per tentare poi di colpire con il destro. Deve stare attentissimo Usini, è un match delicatissimo per lui. È chiaro che Simic tenta il colpo grosso, nel senso che tenta il KO in ogni momento. Uno, due di Simic, ma è ben coperto Usini. Buono il destro di Usini, non troppo caricato ma preciso. Poi a vuoto di pochissimo il destro di Simic, che si chiude comunque con molto mestiere. Riesce comunque a intercettare tutti i colpi di Usini, che comunque fino a questo momento non è riuscito a colpire con lucidità e di conseguenza con potenza. 1-2 di Simic. Testata di Simic. Dovrebbe essere richiamato dall'arbitro Logist, non è così. Un po' passivo l'arbitro belga. Scivola poi Simic in un angolo. Lega in maniera anche irregolare il campione in carica, campione internazionale. Arretra, non ne sa approfittare Usini. Ancora una fase
poco elegante del combattimento, anzi caotica, per meglio dire. Ed ha questo strano atteggiamento, Simitz ora spinge, scusa l'avversario, ma insomma non fa molto il serbo per tenere il combattimento su una linea di corretta box, di pulito pugilato. Ora Usini insiste, buono il suo sinistro, e l'ha sentito Simitz, e l'ha sentito, e termina la ripresa. Termina la ripresa che è contraddistinta proprio da questo sinistro di Usini che permette al Cremasco di imporsi in questa ripresa. Un sinistro violentissimo che Simitz ha sentito nettamente e quasi istantaneamente vi è un gonfiore sotto l'occhio destro di Simitz, proprio provocato da questo sinistro di Usini che ha chiuso la quarta ripresa. Ora rivediamo, è proprio il colpo che ha contrassegnato in pratica la ripresa, l'abbiamo appena rivisto, riproposto dal regista Egidio Luna. Ma andiamo all'angolo di Usini, sentiamo, mentre qua siamo all'angolo di Simitz, ecco, vediamo il gonfiore sotto l'occhio, sentiamo da Usini. Eh sì, tieno distante, è chiaro. È un pochino quello che ha fatto vedere Usini a partire dalla seconda ripresa, il tentativo di tenere distante l'avversario. E siamo alla quinta ripresa, un avversario che si è andato via via improvvisamente spegnendosi. Simitz aveva cominciato questo incontro con una sicurezza disarmante. Ora si è molto morbidito, per così dire, e Usini proprio in chiusura di quarta ripresa è riuscito a piazzare un bel sinistro, il primo colpo limpido, che ha messo in difficoltà, seppur per un momento, poi è arrivato il gong, il campione Simitz. Destro di Simitz, vuoto, Usini lo incalza, finalmente riesce a esprimere una buona box, Silvano Usini. Una buona box, compatibilmente con l'atteggiamento di Simitz, atteggiamento che sicuramente non favorisce il tentativo di boxare pulito da parte di Usini. È una box ostruzionistica quella di Simitz, di certo non aiuta lo spettacolo, neanche quello. 1-2 di Usini, che peraltro è costretto a partire da lontano, attenzione, attenzione, è sempre pronto, quel destro, eccolo qua, il destro di Simitz che poi scivola di nuovo, proprio al suo angolo, evidentemente l'acqua caduta per terra non è stata sufficientemente asciugata. 1-2 di Usini che chiude Simitz all'angolo, ne esce un po' spingendo. Un richiamo a ambedue per la testa, ma in effetti poi è Simitz che lavora molto di più in maniera scorretta. Ora Usini tenta di lavorare con il sinistro a corta distanza, non ottiene grossi risultati, ma poi in uscita corpo a corpo riesce a colpire. E ha perso molto della sua sicurezza e velocità Simitz, ora si chiude all'angolo e Usini colpisce, non in maniera pesante ma precisa in questi ultimi frangenti. Usini a vuoto, Simitz che non riesce più a inquadrare il proprio avversario, voi per le energie improvvisamente scemate, voi anche per la maggiore attenzione da parte di Silvano Usini. Ecco, vedete il guantone sinistro di Simitz che tiene e poi con il destro colpisce. Attenzione a questi colpi saettanti di Simitz. È molto attento tuttavia Silvano Usini. Destro di Simitz e termina. Termina questa quinta ripresa su un piano di parità, ma con preferenza sempre per il nostro Silvano Usini. Abbiamo detto che la serata è organizzata da Elio Cotena. Elio Cotena molto attivo in questo periodo, lo abbiamo al microfono. Cotena, direi molta attività in questo periodo.
Parliamo un attimo proprio dei prossimi impegni. Sì, sì, esatto, sì. C'è il 25 Stecca con Menegola, esatto. Sì. Poi dopo ci abbiamo l'Europeo di Cambutaro Fan il 15 di settembre e poi ci sta l'Europeo di Bercastro. Sì, perché è un'attività abbastanza consistente. Ecco, ricordiamo che Menegola Stecca è il titolo italiano in palio dei pesi super piuma. Cambutaro Fan il 15 settembre, abbiamo detto, per l'Europeo di Mosca. E infine Belcastro per l'Europeo di Supergallo contro l'inglese Wenton il 27 settembre a Fuscaldo. E siamo alla sesta ripresa, una sesta ripresa che vede Sivanusini subito in avanti. È certo che Simic inizialmente vi ha dato un'impressione di straordinaria sicurezza e potenza, poi dopo una fiammata all'inizio della seconda ripresa, una seconda ripresa che il serbo si è aggiudicato, si è andato via via spegnendo, fino a consentire a Sivanusini ormai di condurre. L'incontro buono il sinistro di Usini, un colpo pulito al volto di Simic. 1-2 di Usini e appare provato il serbo improvvisamente, diremmo. Il sinistro di Usini in chiusura poi di quarta ripresa gli ha procurato quel gonfiore sotto l'occhio destro. Ricordiamo che le immagini sono curate dal regista Egidio Luna. Ecco, vedete Simic che atteggiamento tiene nei confronti di Sivanusini. Deve stare attentissimo il nostro pugile a non cadere nella trappola di Simic, a non lanciarsi in avanti scoperto. È chiaro che il pugile serbo ora tenta soltanto il colpo del KO. Probabilmente, ecco, vedete che atteggiamento da guascone goliardico, sicuramente è la luce, la spia che sta a testimoniare una sicurezza che va scemando nel campione intercontinentale WBC. 1-2 di Simic, non riesce a rispondere completamente Usini, colpisce anche dopo il break Simic, se ne scusa con l'avversario. Vedete la testa sempre bassa di Simic, l'arbitro non l'ha ancora richiamato. Sinistro di Simic che colpisce d'incontro Usini, che comunque assorbe, poi Usini tenta di restituire i colpi ricevuti. È sempre una buona regola nel pugilato ridare sempre i colpi e mettere uno in più. È sempre molto pericoloso Simic, c'è nulla da dire. Usa poco comunque il sinistro Usini, o teme chiaramente il destro d'incontro dell'avversario, ma dovrebbe forse usare un po' di più, osare un po' di più usando maggiormente il suo sinistro. È terminata anche questa sesta ripresa, una ripresa su un piano di parità. Simic si è fatto rivedere con qualche azione anche ben congegnata. Intanto abbiamo al microfono Leopoldo Chiaffallo, che è un po' l'anima di queste riunioni pugilistiche a San Mango. E avere Simic, questo campione serbo, qui a San Mango non è casuale, vero onorevole? Non lo è casuale, noi abbiamo voluto dare con questo avvenimento sportivo una testimonianza di vicinanza al popolo della Jugoslavia e conseguentemente un augurio da questa San Mango che finalmente la pace possa affermarsi in quella nazione martoriata. Speriamo che questo avvenga e che appunto questo avvenimento sportivo ci consenta di lanciare questo grande grido di pace al mondo intero e che avvolga conseguentemente questa martoriata regione a noi molto vicina. Certo, è un grido al quale ovviamente ci uniamo tutti. Siamo al settimo round, intanto nell'intervallo abbiamo visto inquadrato dalle telecamere
di Egidio Luna, il taglio sulla palpebra destra di Simic, è un taglio abbastanza pericoloso, l'arbitro non se ne è veduto evidentemente, è stato chiaramente chiuso il taglio, seppure con i mezzi in dotazione agli angoli e con i pochi secondi a disposizione. E potrebbe essere una delle chiavi di volta di questo incontro, è un taglio pericoloso, e aprendosi potrebbe portare a uno stop del combattimento, ma andiamo avanti, siamo nel corso della settima ripresa. Ecco, viene invitato a colpire pesante da Arcari e Sivanusini tenta di mettere in pratica i suggerimenti del grande ex campione, ora apprezzato manager. E ancora Simic si porta avanti con poca correttezza, potremmo dire con poca lucidità soprattutto. Ecco, vedete, ogni attacco di Usini Simic riesce a schivarlo e lega contemporaneamente proprio per fermare qualsiasi tentativo di Usini, che poi colpisce col suo sinistro, non forte ma preciso. Appare un po' frastornato Simic, non è un pugile dotato di grande classe e non riesce a porsi nei confronti di Usini con temi tattici di una certa interesse e una certa pericolosità. Buoni attacchi di Usini in questo frangente, non ha una grande varietà di colpi Simic e questo fa buon gioco per il nostro campione. Per il nostro pugile soprattutto, non sappiamo se poi diventerà campione questa sera internazionale e nel futuro con qualche titolo di maggior consistenza. Sinistro volante intanto di Simic, a segno, ha una maggior attività. Ecco, vedete, Simic ancora queste irregolarità, non viene richiamato dall'arbitro Logist, arbitro belga. E ha sentito il colpo. Ancora un momento di difficoltà per Simic, tenta di approfittarne Usini e colpisce Simic, bordate pesantissime di Simic, ma rimane freddo Usini, schiva, manda vuoto, vedete come si propone spavaldamente caricando il destro Simic, poi insomma questa è una presa di catch. E deve boxare Usini, non può attendere gli assalti, gli attacchi dell'avversario, attacchi portati così con una spavalderia almeno esteriore. Deve usare il jab e termina. Termina la ripresa, una ripresa nella quale Usini si è fatto vedere un po' titubante, un po' intimidito forse da un atteggiamento di Simic, peraltro molto, molto spavaldo. Una ripresa nella quale potremmo dare una preferenza a Simic, non tanto per i colpi portati, perché Usini ha avuto un numero di colpi di gran lunga superiore, ma per atteggiamento psicologico nel corso soprattutto della seconda parte di questa settima ripresa. Usini ha indubbiamente in mano l'incontro, lo ha avuto in diverse circostanze, tuttavia non è mai riuscito, non dico a chiudere, ma non è mai riuscito a tenere poi a bada fino in fondo il suo avversario. Ma con questo non diciamo che il pugilato di Usini non sia sufficiente, anzi la pugile di Crema sta dando una buona dimostrazione di freddezza soprattutto nello schivare, nel tamponare gli attacchi non sempre coordinati, diremmo, di Simic. È un boss di Vanusini, lo vorremmo più spavaldo lui stesso, con più carattere, in questo frangente ovviamente, carattere ne ha da vendere Sivanusini. Buono il sinistro del Cremasco, colpo d'incontro preciso, ecco viene avanti di nuovo Simic, in questo suo strano atteggiamento, da carro armato viene avanti e colpisce. Ora incassa il destro di Silvano, ancora l'1-2 del pugile italiano. Ancora il sinistro che lavora di Sivanusini e dovrebbe lavorare continuamente proprio per tenere lontano Simic,
che è chiaro, per portarsi in avanti, una volta che incontra il destro di Usini, è costretto a fermarsi. Prende il tempo molto bene Simiz in questo frangente. Buono l'1-2 di Usini, ancora il gancio corto, gancio sinistro. Ah, destro di Simiz intanto. E Simiz che sembrava ormai, non sembrava in grado di reagire con pesantezza agli assalti di Usini, assalti continui, invece sta riprendendo quota nonostante il gran lavoro del pugile italiano. E deve stare attento Usini, deve essere sempre completamente presente a se stesso, non si può concedere la minima sbavatura in questo incontro, proprio per la pericolosità del destro di Simiz. Ecco un buffetto quasi di Simiz. Bravo Usini in questo frangente, e poi finte plateali vistose di Simiz. Ancora Usini in avanti, a vuoto, poi il destro d'incontro di Simiz che lega il, con il braccio sinistro e colpisce con il destro. Buono Usini in questo finale di round, non sono colpi nitidi ma l'attività del pugile di Crema è incessante. Non sempre precisissimo, ecco i due colpi di Simiz, ancora il sinistro volante del pugile serbo che poi spinge platealmente il nostro rappresentante, quasi una capriola di Usini, poi spinge Simiz che tenta di mettere l'incontro su un piano di rissa più che di pugilato, e dovrebbe intervenire il signor Logist, questo belga imperturbabile che non fa una piega. Una ripresa, una preferenza netta per Silvano Usini, proprio perché il pugile di Rocco Agostino e Bruno Acari riesce sempre a mantenersi in linea. Ecco, vedete questo taglio sul sopracciglio destro, sulla palpebra destra di Simiz, è una posizione pericolosa. All'angolo stanno provvedendo con molta cura. Intanto rivediamo alcune immagini della precedente ripresa, sono quelle finte plateali di Simiz. Intanto sentiamo Rocco Agostino che sta richiamando ad alta voce Usini, invitandolo a non fare come all'inizio. In effetti l'inizio del combattimento è stato completamente in favore di Simiz. E siamo alla nona ripresa. Nona ripresa. Un combattimento non facile per Silvano Usini, che al momento, seppur leggermente, è, per quanto ci riguarda, in vantaggio di punti. Vantaggio leggero, ma c'è. E deve usare il jab Silvano Usini se vuole venire a capo di questo incontro senza dover soffrire fino in fondo. Se riesce a mettere in moto il jab in maniera più continua, e allora potrà sicuramente portare a casa il titolo internazionale WBC. Vedete con quanta scorrettezza continua il suo combattimento Simiz. Sia chiaro, non sono scorrettezze tendenti a far male all'avversario, sono soltanto scorrettezze che tentano di imbrogliare un po' le carte in tavola a Silvano Usini. Intanto scivola a Simiz, c'è molta umidità oltre all'acqua che è negli angoli, un violento acquazzone ha messo addirittura in forse la serata, poi la pioggia fortunatamente ha smesso di cadere e siamo sul ring regolarmente.
ancora in avanti Silvano Usini. Non è facile Simic da inquadrare, Poi quando Usini riesce a portare un colpo si trova subito addosso l'avversario che lega. Buono l'1-2 questa volta di Usini, limpido, non è riuscito a mettere un terzo colpo, ma va bene così. Il destro di Simic, ecco, continua a legare con il sinistro. Oh, finalmente l'arbitro Lozic se ne è accorto, bontà sua. Contestata questa volta di Simic. Abbiamo sentito il maestro di Usini invitare il proprio pugile a usare il sinistro. In effetti lo usa con molta parsimonia il sinistro Usini. Destro di Simic, evidentemente ha paura di quel destro dell'avversario, Per cui non portando il sinistro, è chiaro, ottiene il pugno, il guantone, a protezione del volto. Ecco l'abito, ora si accorge del taglio di Simic. No, ho soltanto asciugato, un po' di sangue. Niente che, ancora una testata di Simic. Dovrebbe invitare l'arbitro a tenere più alta la testa Simic, è un pericolo costante. Ora cerca di alimentare il movimento delle sue gambe il pugile serbo, ma Usini gli è addosso. Richiamato ancora Simic dall'arbitro Logist e termina la nona ripresa, una ripresa inguardabile dal punto di vista pugilistico, che comunque Silvano Usini si è aggiudicato non fosse altro per la continuità con la quale il pugile cremasco ha cercato di proporsi con trame pugilistiche degne di questo nome. Dal canto suo Ljubiša Simic ha tenuto solo unicamente un atteggiamento ostruzionistico e anche scorretto, come per esempio in questo caso quando l'arbitro Logist, e molto opportunamente il regista Egidio Luna ce l'ha fatto rivedere, lo ha invitato a non combattere in quella maniera scorretta, cioè tenendo con il sinistro la testa ferma per avere più facilità a colpire il proprio avversario. Mancano tre riprese ed è un incontro che il nostro Silvano Usini, seppur con un divario limitato, sta conducendo e deve continuare a fare box. Usini deve usare il suo jab, non deve mai fermarsi se vuole affermarsi in questo incontro. Una spinta, un pugno spinta da parte di Simic con il destro. E vedete Simic ancora, e Logist lo richiama, e al prossimo ci sarà un richiamo ufficiale, che potrebbe far pendere la bilancia in maniera definitiva dalla parte di Usini. Si muove molto Simic, che al di là di questa sua esteriore sicurezza non ha fatto vedere molto. Questo suo destro è da temere sempre, ma in queste ultime riprese, in particolare a partire dalla terza, rissiamente è riuscito a giungere a segno. Si muove di qua e di là, destra e sinistra, Simic, per non proporsi come bersaglio fisso a Usini e soprattutto per non permettere al proprio avversario avere una trama fissa, una trama pugilistica fissa, e deve sempre improvvisare Usini proprio per il mutare delle caratteristiche pugilistiche del proprio avversario. Simic a volte lega, a volte scappa, a volte cambia direzione, ecco, a volte abbraccia, in questo caso non ha colpito, è andata già bene. Ecco, abbassa completamente la guardia Simic.